buongiorno e benvenuti alla terza puntata dedicata all'educazione finanziaria. Nella seconda pillola abbiamo parlato di azioni ed obbligazioni e quindi delle fondamenta di quello che costituisce il mercato finanziario mondiale. Oggi, sempre in compagnia del dottor Ivano Tolini, esperto in economia ed investimenti, parleremo di altri strumenti molto comuni nel portafoglio degli investitori medi, come possiamo essere tutti noi, cioè ETF, fondi comuni di investimento e i certificati. Ivano, ci puoi descrivere le caratteristiche di questi tre prodotti? Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti i telespettatori. Assolutamente, con piacere. E come tu hai accennato, in questa puntata affronteremo questi tre strumenti indispensabili per ogni investitore, che hanno caratteristiche profondamente diverse. Partiamo dai fondi comuni. Un fondo comune di investimento viene gestito e creato dalle società di risparmio, le SGR. Che cosa fanno le SGR? Attraverso la sottoscrizione degli investitori raggruppano un patrimonio e poi lo investono. Su che cosa lo investono? Su diversi settori, su diversi indici, su diversi mercati. Le caratteristiche dei fondi comuni di investimento principali che ci sono: fondi comuni aperti e fondi comuni chiusi. Già la parola ne delinea le caratteristiche. Aperti cosa significa? Che giornalmente un investitore può investire e disinvestire i suoi soldi. Quelli chiusi, si apre una finestra di sottoscrizione. Terminata questa finestra, il fondo sviluppa la sua strategia e poi ci sarà un periodo, un'altra finestra di chiusura. Questi fondi sono fondi, diciamo, specialistici, vengono utilizzati prevalentemente nel settore degli immobili e nel private equity. Passiamo a un'altra considerazione sui fondi. I fondi comuni hanno diverse strategie, si differenziano per fondi azionari, fondi obbligazionari, fondi misti e fondi monetari. La caratteristica o una delle caratteristiche primarie dei fondi comuni è che non quotano. Il valore della quota, che si chiama NAV, viene rilasciato dalle società di gestione, diciamo, giornalmente. Passiamo agli ETF. L'ETF è un acronimo che sta per Exchange Trade Fund. È un fondo, ma ha la caratteristica che è quotato come un'azione. Nel 1993 State Street lanciò il primo fondo passivo a replica sull'indice S&P 500, che è l'indice più importante delle società quotate americane. A maggio dell'anno scorso questo fondo gestiva 275 miliardi. Anche qua di ETF ce ne sono diversi. Quelli sul quali io voglio puntare il dito, perché dal mio punto di vista sono quelli più efficienti, sono quelli a replica passiva. Cioè, sostanzialmente, il fondo replicherà un indice. L'indice di maggiore capitalizzazione italiano, come il FTSE MIB 40, quindi comprerà i 40 titoli italiani a maggiore capitalizzazione. Stesso discorso potrà fare per l'America, stesso discorso potrà fare per gli altri indici europei, come il DAX, come il CAC 40, eccetera. La loro, diciamo, caratteristica principale, oltre questa, che è una caratteristica tecnica, quella che abbiamo detto prima, è che vengono quotati minuto per minuto, secondo per secondo. Quindi l'investitore all'interno di un mercato regolamentato potrà comprarli e venderli anche più volte all'interno della stessa giornata. Gli ETF abbracciano diversi settori, anche qua il settore azionario, il settore obbligazionario, il settore delle valute, eccetera, eccetera. Passiamo all'ultimo strumento, che è quello più complesso, che si chiamano certificate o in italiano certificati. Sono dei derivati cartolarizzati che quotano nel mercato SEDEX. Sono strumenti specialistici, sono strumenti che possono essere sia a leva oppure non a leva. Qual è la loro caratteristica, secondo me, più efficiente? Che permettono una ottimizzazione fiscale. Cioè, mi spiego meglio, nel momento in cui io dovessi subire delle minusvalenze
sull'azionariato, sulle obbligazioni, sui fondi di investimento, sugli ETF, i certificati mi danno la possibilità di recuperare queste minusvalenze. Grazie, una bella spiegazione tecnica, molto corposa, anche se sintetica. Quindi, basandoci su quello che ci hai detto, e riprendendo il concetto di rischio o profilo di rischio che tutti noi abbiamo, per quali investitori sono più indicati questi prodotti? O meglio, un investitore anche a livello temporale, perché dovrebbe investire in un fondo di investimento rispetto a un ETF, rispetto a un certificato? Allora, perché rientrano sempre in quel, diciamo, cassetta degli strumenti ai quali noi dobbiamo accedere. Cioè, sono tutti strumenti che ci permettono di costruire un portafoglio ben diversificato ed efficiente. Ogni singolo strumento ha delle caratteristiche, ha dei lati positivi e dei lati non positivi. Noi dobbiamo conoscerli nell'essenza per poter trovare la giusta miscela. Come ci siamo sempre detti, ognuno di noi ha delle caratteristiche individuali, quindi il portafoglio deve ricoprire queste caratteristiche. Una persona che non è particolarmente amante della volatilità del mercato, quindi di oscillazioni significative, sicuramente dovrà accedere con molta prudenza a quelli che sono gli ETF sugli indici, gli ETF sull'azionariato in generale e sui fondi di investimento azionariati puri a gestione attiva. Ricordo però sempre questa cosa qua: non bisogna mai farne a meno. Quindi, anche per un investitore che è estremamente prudente, che ha un profilo di rischio cauto prudente, consiglio di avere sempre una piccola percentuale di questi strumenti, perché consentono una vera ottimizzazione del portafoglio. Quindi, come ci siamo detti anche nelle puntate precedenti, serve una buona consulenza che sappia indirizzare il giusto mix, perché personalmente ognuno può essere appunto più propenso o meno al rischio, ma questi strumenti sono, diciamo, quelli che garantiscono sia una diversificazione interna o una specializzazione nel settore che uno preferisce, che possono dare appunto grosse soddisfazioni, ovviamente paragonate al rischio che uno vuole correre. Assolutamente. Facciamo un altro esempio: se una persona ha necessità di avere dei flussi di cassa costanti, quindi delle cedole che vengono pagati, i certificati si prestano per questo obiettivo, perché ci sono tutta una serie di certificati con caratteristiche molto particolari che oggi qui non possiamo affrontare, ma che consentono di avere degli accrediti addirittura mensili sulle cedole. Quindi una persona avrà degli flussi di cassa, usiamo questa espressione, degli accrediti costanti sul conto corrente. Per quanto riguarda il discorso, sono tre strumenti con caratteristiche profondamente diverse. Basta dire che i certificati e gli ETF quotano, i fondi di investimento non quotano. Già questo elemento ci porta a ragionare sul fatto che dobbiamo approcciarci con questi strumenti con un arco temporale diverso. Cioè, non ha nessun senso comprare un fondo azionariato puro a gestione attiva e valutarlo entro 6 mesi, entro un anno. Come un buon vino, ha bisogno di decantare e quindi dovrà essere valutato nell'arco dei 3-5 anni. Perfetto. Invece, se qualcuno propendesse di più per la mobilità o per l'investimento, non dico day by day, ma magari mensile, potrebbe valutare degli ETF e già valutare nei primi 6 mesi. Assolutamente, diciamo che addirittura gli ETF si prestano per un'attività giornaliera, quindi essendo quotati, avendo dei volumi significativi di scambio, possono essere benissimo utilizzati anche per quella fascia di clientela che è amante del trading, anche intraday. Bene, con questa tua gradita riflessione possiamo concludere qui la nostra puntata, ricordando sempre di
affidarsi al vostro consulente di fiducia ed esperti, perché il denaro è un valore deperibile, ma l'investimento può garantire comunque la stessa tenuta rispetto all'inflazione, quindi lo stesso potere d'acquisto e futuri guadagni, che sono sempre fondamentali in questi periodi di crisi. Assolutamente, ricordiamoci sempre questa cosa qua. Noi dobbiamo sapere impiegare in modo efficiente ed efficace il nostro risparmio per avere un rendimento. Cioè, lo scopo dell'investimento è quello di far fruttare i nostri soldi. Detto questo, sottolineo che non ci si improvvisa, bisogna affidarsi a dei professionisti e è buona norma anche avere un proprio bagaglio di cultura finanziaria che ci permette di confrontarci in modo sereno con il professionista che si siederà davanti a noi. Assolutamente, ed è per questo che noi stiamo facendo queste pillole, per iniziare a dare questa formazione tecnica, anche se basilare, a tutti, per potergli permettere dopo, in futuro, di riuscire a capire meglio cosa andranno a comprare, quindi avere quel bagaglio culturale che tu richiamavi per poter amministrare il proprio denaro e per farlo crescere nel tempo. Io vi ringrazio ancora per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie, arrivederci.